Bentrovati a una nuova edizione del TG Giorno. In apertura torniamo a fare il punto sull'emergenza coronavirus. Sia a livello nazionale si registra una diminuzione dell'incremento dei casi. La nostra provincia si afferma purtroppo in controtendenza con 9 nuovi 49 casi in provincia di Lucca. Di questi 28 sono della Versilia e la metà risiedono nel comune di Viareggio. Cerchiamo di fare il punto in questo video in cui ci dà tutti gli aggiornamenti il sindaco di Viareggio, nonché presidente della conferenza dei sindaci, Giorgio Del Ghingaro. Allora, i positivi in Toscana abbiamo detto sono 2.277, ieri erano 2.012. Ci sono stati purtroppo 91 decessi e 42 guarigioni. I ricoveri sono complessivamente 921 in tutta la Toscana e in terapia intensiva 215. Tenete conto che di fronte a questi numeri sono stati fatti 13.264 tamponi. Alcuni di voi me lo chiedono quotidianamente, dice, ma quanti tamponi sono stati fatti? Sennò come si fa a capire l'entità, diciamo, dei positivi? Bene, in Toscana ad oggi sono stati fatti 13.264 tamponi. Di Lucca vi ho detto, abbiamo raggiunto come provincia intera 356 positivi e in Versilia oggi abbiamo complessivamente 153 positivi, dei quali di questi 153, 28 sono appunto di oggi. I dati di Viareggio. A Viareggio ieri avevamo 42 tamponi positivi e oggi purtroppo abbiamo 14 tamponi positivi in più, e cioè Viareggio ha 56 casi positivi ad oggi. Non è un numero basso, 56. 38 di questi 56 sono, fanno le cure domiciliari a casa, 18 invece sono ricoverati in ospedale. Quindi è necessario in tutte le maniere rispettare le prescrizioni, perché se rispettiamo le prescrizioni è probabile che riusciamo ad abbassare questa curva, che è una curva che nel caso appunto della Versilia si sta alzando, e dentro la Versilia si sta alzando quella di Viareggio. Non so se avete avuto modo di vedere le immagini di oggi fatte dal drone di Viareggio, di Torre del Lago, di vari quartieri della città. Avete visto una città deserta, quasi impressionante vedere la città, diciamo che sembra una città in cui è scoppiata una bomba atomica, non c'è più nessuno in giro, e questo è quello che dobbiamo fare per quanto è possibile anche nei prossimi giorni. Avete visto che c'è stato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio ieri, avete anche visto che di fatto ha chiuso tutte le attività produttive a parte quelle che sono obbligatorie, che rimangano aperte, quindi quelle indispensabili, il resto è tutto chiuso. Quindi approfittiamo anche domani, nei prossimi giorni e fino alla scadenza che il Ministro della Salute e il Presidente del Consiglio hanno dato, di rimanere in casa. Mi raccomando, rimaniamo in casa. Io volevo stasera mandare un saluto e ringraziare tutti coloro che lavorano per noi. Noi dobbiamo stare in casa, ma ci sono tante altre persone che devono uscire per andare a lavorare, perché mandano avanti i cosiddetti servizi essenziali, obbligatori, e mi riferisco in particolare alle cassiere dei supermercati, ai gestori dei tabacchi che aiutano, servono da prossimità per coloro che devono pagare le bollette, che devono prendere delle marche da bollo, quelli che lavorano negli alimentari e comunque tutti coloro che si adoperano per esempio nelle case di cura non sono mai citati. Ecco, a tutti loro, a tutti quelli che lavorano, a chi trasporta le merci, avete visto c'è un intensificarsi di trasportatori in questi ultimi tempi perché la gente si fa venire la merce a casa. Ecco, a queste persone va il mio saluto e il mio ringraziamento. E poi soprattutto, noi parliamo sempre di numeri, però ricordiamoci che dietro i numeri ci sono le persone. Allora, questi malati, i loro familiari, stanno soffrendo. Allora, a tutti loro,
a tutti loro, in Italia naturalmente, ma in particolare, è chiaro, io devo fare a quelli della Versilia, a quelli di Viareggio, io mando un caldo e stretto abbraccio, noi siamo vicini a loro e siamo a disposizione, se possiamo fare qualcosa naturalmente, per aiutarli. Per cui, detto questo, continuiamo, se continuiamo tutti insieme ce la faremo sicuramente. E ora cerchiamo di entrare nel merito delle nuove misure contenute nel decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, misure che hanno procurato diverse perplessità, prima tra i sindacati, gli industriali, proprio per la difficoltà di comprensione di alcune diciture. Ieri sera, all'incirca intorno alle 23:30, la pubblicazione ufficiale, ora si fermano tutte le realtà produttive fino al 3 aprile, possono restare aperte solo le aziende che svolgono funzioni di necessità individuata attraverso un elenco. Chi deve chiudere avrà tempo fino a mercoledì per mettersi in regola. Si fermano le aziende non essenziali, ma come si fa a capire se poter lavorare? Cerca di fare chiarezza su questo punto il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. In un post su Facebook dice: da soli o con il vostro commercialista verificate se il vostro codice ATECO, la classificazione delle attività, corrisponde a quello di una delle categorie dell'allegato 1. Se corrisponde potrete lavorare, se non corrisponde dovrete sospendere la vostra attività. Potranno continuare quelle attività professionali mentre sono sospese tutte le altre, artigianali come le imprese e gli artigiani edili, i giardinieri, falegnami, carpentieri, pavimentisti, imbianchini. Porte aperte per alberghi, sono attive le ditte di pulizia, la sanificazione, gli idraulici e gli elettricisti, i ristoranti sono chiuse, continuano le cartiere, ma possono fare consegna a domicilio gli stabilimenti balneari chiusi, così come i barbieri, parrucchieri, estetisti possono, non possono lavorare. Consentite le attività funzionali a fronteggiare l'emergenza. Un esempio: se qualcuno ha un'attività di calzolaio che si era messa a produrre anche mascherine, da domani deve chiudere la produzione, quindi da oggi, e le attività artigianate tipiche del calzolaio, artigianali scusate, tipiche del calzolaio, e continuare la produzione di mascherine. Ovviamente abbiamo visto c'è anche la stretta sugli spostamenti che limita in maniera ancora più stringente i nostri movimenti. Da oggi sarà vietato spostarsi con mezzi pubblici e privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza o per motivi di salute. Nel decreto si aggiunge anche che è impossibile rientrare nel comune di residenza. Nelle prossime ore cercheremo di fare chiarezza su questo punto nell'edizione serale del TG Noi, perché il governo non ha ancora diramato le circolari attuative ai prefetti e ai questori. Parliamo adesso di un'altra faccia di questa emergenza di coronavirus. L'isolamento in casa è duro, ma per qualcuno lo è di più, come ad esempio per quelle famiglie che si trovano a sostenere i bambini disabili, per cui è sospesa non solo la didattica, ma anche tutte le attività e le terapie ai domiciliari. A volte serve cambiare prospettiva. Se da una parte c'è chi fa fatica a modificare le proprie abitudini e a rispettare le regole stando semplicemente a casa, dall'altra ci sono moltissime persone per cui queste condizioni di vita restrittive rappresentano a cose normali la quotidianità. Stiamo parlando delle famiglie con bambini disabili che si trovano ad affrontare giornate durissime a causa non solo dell'interruzione scolastica, ma anche dei servizi di assistenza domiciliare e delle terapie che i bambini stavano seguendo. È un duro banco di prova anche per gli insegnanti di sostegno che in questo momento di isolamento cercano ogni giorno di sostenere i propri studenti, rendendo il più possibile umana questa didattica fredda e virtuale. Anche per noi insegnanti di sostegno non è stato facile capire come muoversi all'interno di questa scuola virtuale, però confrontandoci e mantenendo i rapporti e capendo quindi le varie esigenze che avevano le famiglie,
Abbiamo capito che questa scuola fredda, può comunque, diventare umana. Abbiamo deciso di mandare, video di didattici, video di giochi, video di letture dei libri, ma anche organizzare delle videochiamate di gruppo in modo tale da poter, mantenere i rapporti tra i vari bimbi, tra i vari compagni di classe, anche con il bambino disabile. Poi, dove è possibile, facciamo anche le video lezioni, ma altrimenti si va anche solo semplicemente ci troviamo per sapere come stiamo. Perché questi bambini, queste famiglie sono le prime ad essere dimenticate, ad essere abbandonate, dimenticate, quindi noi questo cerchiamo di evitarlo e cerchiamo di rendere umano veramente questa scuola virtuale. Ci fermiamo qui per la prima parte, facciamo un breve break e poi torniamo con le notizie relative a Lucca, alla Valle del Serchio.